Ciao amici, bentornati ad un nuovo video. Chi mi sta seguendo ultimamente su YouTube, su Instagram, su Facebook, avrà forse notato che sto sintonizzando i miei canali di vendita su una stessa frequenza. Ovvero sto rendendo più fluida la comprensione della mia attività artigianale e quindi la sto rendendo più raggiungibile, il mio lavoro intendo, da parte dei potenziali acquirenti. Questo accade perché ho potuto mettere il focus su ciò che intendo valorizzare, cioè sul mio lavoro. Ma qui nasce una domanda importante. Come trovare il focus, la nicchia, il segmento di mercato in un ambiente saturo e quasi scontato come la creazione dei gioielli? Vediamo di mettere un po' di ordine per capire in quale modo possiamo trovare la nostra nicchia personale nel creare i gioielli o la bigiotteria e distinguerci in questo modo dalla, tra virgolette, massa. Allora, in un ambiente saturo come questo, la prima cosa da fare, quindi ripeto, è trovare la propria nicchia. Facciamo qualche esempio pratico. Posso decidere di creare bigiotteria a basso costo, quindi con materiali che non mi vengano a costare moltissimo, come le perle sintetiche, i fili placcati, per fare un esempio, ma che seguano la moda del momento. Questa è già una scelta particolare. Oppure posso volere creare gioielli più preziosi, in cui utilizzare dei materiali di un certo costo. Attenzione, anche qui la concorrenza è vasta, però posso trovare una mia nicchia di espressione. Facciamo sempre degli esempi. Abbinando i miei oggetti magari ad un argomento specifico. Per esempio, ho visto gioielli che trattano di cibo, che raffigurano il cibo. Possiamo anche decidere di abbinare i nostri gioielli ad un argomento come quello degli animali. Oppure ancora una cosa totalmente diversa, la religione, c'è anche questo settore. Quindi, tanto per indicare delle macro categorie in cui possiamo muoverci. Possiamo anche volere realizzare degli oggetti con materiali etici, riciclabili o comunque rispettosi dell'ambiente. Questo è un settore che va molto forte ed è molto sentito dai potenziali acquirenti, da tutti direi. Per esempio, potrebbero essere materiali realizzati esclusivamente in Italia. È un'altra ottima scelta che ci caratterizza. Posso anche scegliere uno stile ben preciso, come ad esempio quello bohemien, detto boho, oppure industriale. Oppure ancora abbinare questi due stili, o abbinarne altri, ce ne sono moltissimi. Anche questo ci caratterizza in una maniera ben definita. Posso usare delle determinate tecniche, come quella wire che uso io, che non è l'unica ma è la principale in questo momento. Posso imparare a saldare e abbinare questo fatto alla tecnica wire, per esempio. Posso anche decidere di non saldare, è una scelta interessante. Posso imparare l'oreficeria classica, fare dei corsi e abbinare un settore, un campo all'interno dell'oreficeria che è molto vasto, alla tecnica wire, sempre un altro possibile esempio. È importante sottolineare che quando si decide di utilizzare una o più tecniche, bisogna andare a fondo a queste tecniche, quindi tenersi aggiornati, frequentare dei corsi possibilmente. Imparare, perché si tratta di formazione costante nel tempo, e questo è un fatto molto importante che ci tiene a galla, che ci rende competitivi. Posso costruire il mio brand attorno ad un trend, uno stile di vita. Abbiamo già nominato lo stile bohemien, detto anche boho. Questo stile è molto importante anche perché quando si tratterà di elaborare una strategia di marketing dovrò tenere sicuramente presente questo fatto, è molto importante perché bohemien è anche un modo di vivere. Infine mi sento di dirti che nella ricerca propria
di questa nicchia, segmento di mercato, si rischia di incappare in molti errori. È un fatto del tutto naturale, che fa parte del gioco, quindi non avere paura degli errori. Gli errori servono a delimitare meglio il nostro campo di azione. Intanto ti ringrazio se hai voluto seguire il video sino a qui e se ti sono stata utile, ricordati di mettere un pollice su e ci vediamo la prossima volta. A presto!